un risultato assolutamente non soddisfacente, che non ci lascia affatto soddisfatti. Diciamo che è un po' in linea con la serie storica sui territori del Movimento 5 Stelle, dove non avendo delle strutture territoriali non riusciamo certo a brillare, ma sicuramente è un impegno a far di più, ancora di più, e anzi vi preannuncio che già da domani avremo i coordinatori territoriali che ci mancano per intavolare un dialogo con i territori molto più costante, molto più serrato, è quello di cui abbiamo bisogno sicuramente. Prendiamo atto, dicevo, del risultato. Qualcuno ho visto che già sta facendo le dichiarazioni, molto segnala campanelli d'allarme, suona le campane a morto per il Movimento 5 Stelle, ma io non esagererei la portata che rimane circoscritta sul piano territoriale a queste elezioni. Lo dimostra, voi sapete che non presto notoriamente grande, non faccio grande affidamento sui sondaggi, ma forse qualcuno avrà visto contemporaneamente, poco fa è uscito un sondaggio che ci dà continua il trend di crescita a livello nazionale, ma questo voglio dire, ripeto, non ci porta a confondere i piani. Lazio e Lombardia sono saldamente nelle mani del centrodestra, anzi ne approfitto per rivolgere un pubblico augurio di buon lavoro sia a Rocca che a Fontana, e questo al di là, diciamo, delle differenti visioni politiche. Dobbiamo tutti augurarci che possano fare del bene per due comunità così importanti come quella laziale e quella lombarda.